Siamo venuti prima possibile, Duncan. Di che cosa si tratta? Ho delle novità fantastiche. Ricordate la sonda spaziale che abbiamo lanciato per esplorare il sistema solare? Beh, credo che la nostra iniziativa sia stata coronata da un successo inimmaginabile. E in cosa consisterebbe? In questo momento noi siamo in contatto con un essere di un altro mondo. Cosa? Oh! Venite con me. Vostra Maestà, ho il piacere di presentarvi Om. Io sono Om. Tu sei Randor, sovrano del tuo pianeta. Prego, se vuol parlare con Om, usi questo, Maestà. Infatti, io sono Re Randor, sono il sovrano di Eternia. Molto lieto. Cosa sei tu? Da che mondo provieni? Ho già detto il mio nome. Faccio parte di una razza molto più antica della vostra. Una razza che già da molto tempo ha rinunciato alla fragilità di un corpo fisico. Siamo più antichi di molti altri pianeti. E la nostra origine risale ad un'epoca per voi inimmaginabile. Siamo nati all'interno infuocato delle stelle e siamo passati attraverso i geli di buchi neri alla fine dell'universo. Viaggiamo attraverso le stelle della nostra galassia. Io sono in missione scientifica per esaminare altre vite intelligenti che si trovano in questa galassia. Stavo viaggiando attraverso il vostro sistema solare quando ho incontrato la vostra sonda e ho parlato con colui che chiamate Duncan. Vorrei visitare il vostro mondo. Le mie intenzioni sono pacifiche. Il mio desiderio è solo quello di esaminare la vostra gente. Sarebbe per me un vero piacere ospitarti nel nostro mondo, Om. Sire, Om potrebbe rivelarsi molto più potente di noi Eterniani e la situazione potrebbe diventare pericolosa. Quello che dici è giusto, ma bisogna correre dei rischi per raggiungere la conoscenza. Sono rischi che vale la pena correre. E quando arriverai, Om? Subito, se vuoi. Direi che viaggi velocemente. Alla velocità della luce. Capisco. Beh, se rallentassi un pochino, ci daresti il tempo di prepararci alla tua visita, va bene stasera? Come desideri. Duncan, per favore, vuoi dare a Om le coordinate del palazzo e indicargli il punto d'atterraggio? Certamente, mio sire. Vado a preparare il tuo arrivo, mio nuovo amico. Sono pronto, grande Skeletor. Ho riunito un intero esercito di folletti combattenti della Terra di Mur. E dimmi un po', generale Tataran, questo tuo esercito è davvero molto forte. Questo è un esercito più che potente. E sarà meglio che lo sia. Eternia non la si conquista facilmente. Io sono stato sconfitto troppe volte per sottovalutare la situazione. Perciò ora parlami di questo tuo esercito. Questo è un esercito multiattaccante, composto di aerei muniti di laser, flotta di paracadutisti, cavalleria di lucertole, robot camminatori d'assalto e 500 folletti in formazione di truppe di fanteria. È fantastico! Sento che presto catturerò Re Randor e la sua famiglia reale. E il mio pagamento? Al tempo, soldato! Riceverai ben 10.000 pezzi d'oro, metà come anticipo e l'altra metà la caduta di Eternia. E tu, Tataran, tu sarai il governatore di Eternia su mia stessa nomina. Va bene, affare fatto. Quando attaccheremo, grande Skeletor? Questa sarà una notte senza luna, perciò ci sarà buio, molto buio. Moltissimo. Quindi voleremo verso Eternia e attaccheremo stanotte. Grazie per esserti trasformato in me, Adam. Non conosciamo il motivo per cui Om verrà a farci visita. Voglio essere preparato a tutto. Ho dovuto convincere il re che sarebbe stata una buona cosa avere i men nei pressi del palazzo. Guardate nel cielo! È lui, è Om! È arrivato! Io sono Om e vengo in pace. Ti salutiamo, grande Om. Benvenuto ad Eternia. Siamo lieti che tu sia venuto in pace. Abbiamo molto da imparare l'uno dall'altro. Vedo che uno dei tuoi sudditi è diverso. Chi è quella piccola creatura?
piccola creatura? Si dà il caso che io sia uno dei più grandi maghi della dimensione di Trolla. Ah, capisco, interessante. Raccontami di questa Trolla. Per tutti i diavoli dell'inferno. Gogol! Gogan! Perché continuate ad abbaiare? Ci stanno attaccando! Correte a palazzo, correte, mettetevi in salvo! Che piacere mi procura vedere i poveri contadini fuggire davanti a noi come topolini impauriti. Li cacciamo dalle loro abitazioni, infatti. Così andranno a cercare protezione a palazzo, creando una grandissima confusione. E gli antichi custodirono i loro segreti nel castello di Greyskull. La maga, infatti, ne è a guardia. Ci stanno attaccando! Questa può essere solo opera di Skeletor! Mi devi scusare, grande Om, devo pensare alla mia gente! Guardie! Ai bastioni, presto! Fateli entrare! Hai fatto un ottimo lavoro, Tataran. Il palazzo è circondato e presto sarà tutto nostro. Generale Tataran, che cos'è quello? Sarà qualche nuova arma di questi semplici eterniani, ma a noi non interessa. All'attacco! Cercate solo di allontanarli, amici miei. Non fate loro del male. I folletti non sono che delle pedine innocenti nel gioco di Skeletor. Questi robot distruggeranno completamente il palazzo. Ehi, Tila, dobbiamo fermare quei robot prima che riescano a raggiungere il palazzo. Certo, padre. E so che cosa fare. Ecco fatto! Meno uno!
Ottimo lavoro, figliola. Sei stato tu il mio maestro. Accidenti, sembra che abbiamo compagnia, guarda. Devo fare anch'io qualcosa per rendermi utile. Spero proprio che la mia magia funzioni questa volta. Non è incredibile? Ha funzionato! Fermi! Basta! Mi avete sentito? Fermi! Quello che fate non è bene. Non posso permettere che ciò accada. È tempo perso ed è sbagliato. Ci sarebbero troppe inutili sofferenze. Invece di queste lotte, io sceglierò un solo combattente per ogni parte. Il lottatore più forte e più rappresentativo. Il vincitore deciderà il conflitto e io deciderò il destino della parte che perderà. Io ho parlato. Questi saranno i lottatori. Non riesco a liberarmi di Damon, accidenti! Il tuo piano è destinato a fallire miseramente, Skeletor. Molto intelligente, giovincello tutto muscoli. Forse questo ti divertirà di più. Sei molto forte, Ime. Ma ecco qualcosa che è più forte di te. Una bella gabbia magica che non potrai forzare neppure tu. Non hai ancora inventato una trappola in grado di fermarmi, Skeletor. Davvero eccezionale, Imen. Allora adesso ti propongo un altro bel giochino, Imen. È simile al gioco delle bocce e tu ne sei il birillo. Se queste bocce ti toccheranno non ti piacerà di certo, Imen. Salti proprio come una cavalletta, Imen, ma non potrai evitarle per sempre. Qual è il prossimo, Skeletor? Accidenti, Imen, tu riesci proprio a irritarmi. Sono stanco di giocare con te, Imen. Ho già combattuto con i tuoi serpenti. No! È il caso che inventi qualcosa di meglio. Certo, e così farò.
Ecco un piccolo trucco che ho riservato esclusivamente a te, Ine. E così, mio inconsapevole servo, quello che ti occorre ancora un po' più di forza, eh? Tu attacca i men, bestia ripugnante! Brutto animale incapace, devo forse darti altra forza? Avanti, prendi i men, stupida creatura! Catturalo, bestiaccia! Non me, razza di idiota! Scheletro, fermati! Così lo fai arrabbiare! No! No, accidenti! Ho usato tutto il mio potere per creare questa orrenda bestia! Ora basta! Imen, perché non hai permesso al tuo nemico di essere distrutto? Anche se Skeletor è un mio nemico, non potevo permettere che morisse. Io ho un rispetto infinito per la vita. Anche quella di Skeletor? Anche quella di Skeletor. E così sia, la decisione è presa. Skeletor, prendi il tuo esercito e vattene. Silenzio! Vattene, subito! Eventi di questa sera è stato cancellato dalle loro menti. Voi siete una giovane razza, ma vi siete dimostrate in gamba. Avete qualcosa di più forte dei grandi cavalieri o delle armi distruttive. Avete la compassione. Sapete che c'è qualcosa di più importante della forza. Questo ha molti nomi. Alcuni lo chiamano amore. Siete stati molto bravi questa sera, amici. E di nuovo tante grazie al grande Imen. Credo che tutti abbiamo imparato qualcosa questa sera. Io credo, mio caro marito, che non abbiamo imparato altro che un modo migliore di vivere. Beh, certo è andato tutto bene, ma è un peccato che Om non mi abbia fatto lottare con Skeletor. In guardia, Skeletor! Difenditi se hai il coraggio! Para a destra, para a sinistra e ora para il mio colpo segreto. Ehi, Orco, stai attento. Oh, ti ha spento la luce. Santo cielo, Orco.